Salve a tutti ragazzi, io sono Squall e bentornati su Deponia. Riprendiamo esattamente da dove ci siamo lasciati. Nello scorso episodio parte della resistenza è stata catturata, nonché anche Janosch, dunque dobbiamo fare in modo di liberarli, credo. Torniamo indietro dunque. 5 ribelli e quel tale Cletus. Chi si assume la responsabilità per quell'incredibile assurdità? Apemoth? Io? Governatore? Ma io sono stato con lei tutto il tempo, aiutandola con l'imbarco della nave. Come osi contraddirmi? Per punizione da ora sei assegnato al trasporto delle casse. Congedato. Ma... Ho detto congedato! Sì, governatore. Bene. Qualcun altro? Coraggio, non siate timidi. Chi di voi è responsabile? Beh, in realtà noi abbiamo l'uniforme Organon, quindi travestiamoci da Organon e assumiamoci le responsabilità. Salve. Mi assumo la piena responsabilità, governatore. Insisto affinché destini anche me al trasporto delle casse. Ma guarda un po', un soldato dell'Organon con un briciolo di coraggio. Dovreste tutti seguire il suo esempio. Avanti, soldato. Fai un passo avanti. Come ricompensa canteremo tutti insieme l'inno dell'Organon dedicandolo al nostro audace camerata, prima di gettarlo solennemente dalla torre. Organon! Ok, questa cosa è davvero odiosa. Partono le orecchie e vi abbassano sicuramente il volume. Probabilmente mi sentirete anche urlare, perché se vi abbasso il volume probabilmente sentirete forte meno. Non lo so, oddio. Fa malissimo la testa. Vi scoppiano i timpani. Il bello è che per il momento non posso fare assolutamente nulla. E continuerà all'infinito, cioè se noi proviamo andasse. Ecco, non hanno ancora finito, quindi per favore cambiamo Rufus. Per favore, per cortesia. Andiamo a trovare Boso, ok? Andiamo al centro del paese e andiamo verso le case di rovina. Torniamo a casa di Boso e... Salve! Disturbo? Ed ecco una foto di Bozo alla sua prima gara di ortografia. Non gli è mai andata bene con la L e la F, ma con la E era veramente insuperabile. Ehi, non capisco la battuta, però ok, L e F si sono uniti, fanno la E. Era una gonnellina che si fece da solo con il filo interdentale. Com'è carina! Mise i soldi da parte per mesi. Il suo alito era terribile. Yuhu! Deponia al sergente Bambi! Oh, è davvero adorabile! Un pigiama di Fifi riccioli d'oro! Perché ha l'aria così imbarazzata? Non ne ho idea. In teoria, doveva aiutarmi a cambiare le lenzuola del suo letto. Che casino che c'era! Povero Bozo! Sono andate completamente fuori di testa! Ok, qua ci abbiamo il latte materno. Però prima, nonno. Ehi, nonno. Non mettermi fretta. La cena sarà pronta quando sarà pronta. Mi sembra giusto. Quindi prendiamo il latte materno. Salve, sono il governatore Argus. Tremate dinanzi alla mortale puntualità dell'organo. Oh, fantastico. Hai trovato il mio tiralatte! Rufus, che schifo, eh! Cosa? Cosa? E poi qua ci abbiamo anche una pentola! Cosa credi di fare? Non puoi aspettare che la cena sia pronta! È che ha un odore così buono! Tu credi? È solo l'avanzo del sugo dell'arrosto! È solo di congelarlo! Oh no, sarebbe buonissimo. Un vero peccato! Scusi! Scusa, l'arrosto è buonissimo. Chi lo sa se le generazioni a venire saranno ancora capaci di apprezzare il sugo dell'arrosto. Guardi, non ne ho la più pallida idea, ma noi nell'inventario dobbiamo fare roba. Teoricamente dovrei dare questa sedia a lui e passiamo a lui per l'appunto. Allora, signori, dobbiamo fare qualcosa noi tre. Saliamo qua su. Forza, sì, sapete come si fa? No, oddio, sbagliato. No! Oddio, volevo parlare con lui, non switchare personaggio. Venite qui. Ok. Adesso fate i bravi e non vi muovete, ok? Cosa hai intenzione di fare esattamente? Non vi muovete, e questo vale anche fermi, per il tuo becco. Fermi, no, non muovetevi, state fermi. Ok. Ta-da!
A posto, a posto. E adesso con il palanchino possiamo prendere delle banane. Una cassa di banane. Ecco qua, delle banane. Beh, sarebbe potuto andarmi peggio. Se ho ben capito la teoria quantica, avevo il 50% di possibilità di trovarci un gatto morto là dentro. Non proprio, non proprio. Quindi secondo me la teoria quantica non l'ha capita benissimo. Però abbiamo la banana e ci possiamo tuffare in tutti i sensi. Quello valeva almeno un 10.0. Beh, non credo, era proprio un tuffabomba. Comunque, la banana la potremmo dare effettivamente alla scimmia. Ehi tu, scimmia vuole banana? Mi stai dando della scimmia? Non mi dispiacerebbe avere una banana. Non se ne parla. È già abbastanza schifoso che debba interpretare il ruolo della scimmia. Non mi farò anche insultare. Ma tu hai delle doti speciali come scimmia. Cosa vorresti insinuare? Lascia perdere. Ho una fame e con tutte le storie che stai facendo non avremo mai 5 slotti. Vada per la banana. Quindi sei tu a prendere tutte le decisioni, non è così? Oh, scusa. Io e la mia scimmia accettiamo volentieri una banana. Come osi? Ok, tieni la banana. Ehi! Torna indietro, dannata scimmia! È quella la scimmia. Ok. Ah, dannazione. Vabbè, dunque posso prendermi la manovella, no? Tanto non le serve. Mi presti la manovella? Prendi pure. Mi servirà comunque un nuovo partner prima di tornare a suonare. E stavolta di sicuro non farò la scimmia. Ok, quindi grazie mille. Avrò bisogno di riaverla indietro. Ma certo, ma tranquillo, certo. No, non ti preoccupare, questa volta non la rompiamo, giuro. Mettiamo la manovella qua nel crick. E come negli anni precedenti, il premio per l'enigma dell'inventario più ovvio va a... la manovella! Un forte applauso, signore e signori! Ok, possiamo girarla? Che questo crick possa condurre la vostra roulotte verso una vita migliore. Ovvero in superficie. Poeta, filantropo, malato di ernia. Ok. Aspetta un attimo perché dovrei prima passare al Rufus centrale e andare nella zona dove ci stanno i burrito. Credo. Sì. Ok. E guardi, avrei un lavoro per lei. Ho qualcosa per voi. Ah, Rufus. Non possiamo proprio accettare. Hai già fatto così tanto per noi. E poi ci hai promesso di procurarci qualcosa su cui sederci, ricordi? Ah, ok, quindi la sedia la dovevamo dare a loro. Cioè, va bene, va bene. Pensavo di doverla dare da qua sotto, invece devo darla da sopra. Ma non è un problema, perché qua c'è sta la sedia. Tieni la sedia. Eccovi una sedia a sdraio. Ah, Rufus. Non possiamo proprio accettare. Certo che potete. Ma avrai speso un sacco di soldi. Ah, me li restituirete più tardi, quando starete messi meglio. A cosa servono i soldi se non per rendere felice qualcuno? Oh, wow, Rufus. Non so proprio cosa dire. Che ne dici di un grazie? Oh, sì, certo. Grazie, Rufus. E ti restituiremo i tuoi soldi, te lo prometto. Ah, non c'è fretta. Ok? Perfetto, perfetto. Tu cerca di aprire la sedia, io riporto giù lei. Gira la manovella. Dimmi, quante volte hai ancora intenzione di girare quella manovella? Non lo so, per caso c'è un limite? Sì, e l'hai già superato. Oh, andiamo, l'ultima volta. Ah, ok. Puoi girare quella manovella ancora una volta, però poi dovrai restituirmela. Ci siamo intesi? Certo, sì! Certo. Ok, non capisco questa difficoltà. No, un attimo, che sto facendo? Non ti preoccupare, hai fatto la cosa giusta. No, aspetta, aspetta, sì, abbiamo fatto la cosa giusta, però prima dobbiamo scendere. Ciao. Però parlo con lei magari prima, sì, parliamo con lei. Che succede? Bene. Niente, va bene, era tutto così perfetto. Io e Gun avevamo questo bel posticino proprio in centro e poi ci hanno separato. Ah, là fuori è una vera giungla. Qualcuno finisce sempre per venir divorato.
Va bene, va bene. Dunque, ritorniamo giù, per favore. Scendi dallo scalino. Bravissimo. Prendiamo la manovella, che tanto non ci serve più. Inseriamo la manovella nuovamente qua. O la daremo a lui, tieni. Finalmente. Rimettila al suo posto nell'organo, ok? Certo. Bingo bongo. Io provo a mettere. Ok, ce l'ha messa in automatico, a posto. E adesso mi servirebbe il fez. Ehi, cosa credi di fare? Ha intenzione di fare la scimmia? Me ne guardo bene. Allora lascia stare il mio fez. A meno che, ovviamente, tu non conosca qualcuno a cui potrebbe interessare il lavoro. Vediamo. Conosco qualcuno a cui potrebbe piacere fare la scimmia ballerina per una scimmia in una fogna? Ti darei anche il mio primo incasso per il tuo lavoro da talent scout. Magari alla fine qualcuno lo riesco a trovare. Fai vedere il fez. È l'unica cosa figa di questo lavoro. Ok, ok. Quindi abbiamo la nostra scimmia, signori. Saliamo su. Rufus è proprio il crudele. Però va fatto per salvare il mondo. Forza, quindi è crudele, come ma si fa? Ad un certo punto salva il mondo. Quindi abbiate pietà di Rufus. Lui fa del suo meglio. Tieni. Grazie, Rufus. Ma l'unica cosa che voglio è rivedere il mio Gun. Capisco, ma se avessi un lavoro potresti comprare la manovella dal suonatore d'organetto. Lo credi davvero? Quel viscidone ci ha provato con me più di una volta. Cosa dovrei fare? Beh, semplicemente aiutarlo un po' con lo spettacolo. Niente di particolarmente terribile. Effettivamente non sembra una cattiva idea. Allora è deciso. Puoi discutere tutti gli altri dettagli con lui. Nel frattempo mi occuperò di trovarti un pubblico pagante. Ok. Quindi adesso gli abbiamo trovato il lavoro. Salve. Hai trovato qualcuno che faccia la scimmia per me? Sì, in effetti ci sono riuscito. June ha accettato di farlo in cambio della manovella. Cosa? La splendida June farà la scimmia ballerina per me? Oh cavolo, dovrò spidocchiarmi un po' prima che arrivi. Ok, si spidocchi. Nel frattempo, signora, noi abbiamo trovato la scimmia che fa per lei. Salve di nuovo, donna sgraziata! Ah, il giovane padre è tornato! Il suonatore d'organetto ha una scimmia. Il suonatore d'organetto ha una nuova scimmia. Un nuovo suonatore. Una nuova scimmia, hai detto? Allora devo assolutamente vederla. Spero proprio che la performance sia davvero umiliante. Questo sì che varrebbe i miei 5 slotti. Ok, abbiamo trovato il pubblico pagante. Rufus era contentissimo perché il suo piano ha funzionato. Balla, scimmietta. E il fanservice non manca mai. Che vergogna. È una cosa davvero atroce. Povera ragazza. Le darò i 5 slotti solo perché mi fa una pena terribile. Ok. Perfetto. Hai sentito? Il pubblico non è contento. Perciò, la prossima volta dovrai cercare di avere un'aria un po' più amichevole. La prossima volta? Ma noi avevamo un accordo. Una volta ricevuti i 5 slotti, io avrei avuto la manovella. Esatto. Ma quei 5 slotti non sono miei. Mi servono innanzitutto per pagare le spese. Spese? Che spese? Ah, Rufus, devi aiutarmi. Questa stupida scimmia non vuole darmi la manovella. Dice che deve prima pagare non so quali spese. Beh, sì, e così... Le infatti, nostre. Avanti, Rufus, diglielo. Mi servono i 5 slotti. Rufus, ma che stai facendo? A te cosa sembra? Prende quello che gli spetta, la sua commissione per un reclutamento andato a buon fine. Esatto, la commissione. Questo vuol dire che mi hai venduto. Cosa? No, io non la metterei su questo piano. Rufus, mi hai venduto a una scimmia. Per fare la scimmia. Hai fatto finta di volermi aiutare, ma mi serve quella manovella. Ah, richieste. Non vi rendete conto di come questi soldi vi abbiano fatto diventare delle scimmie? Come se nella vita non ci fosse nulla di più importante che lucrare in modo sporco. Sai, dovresti essermi grata per averti fatto aprire gli occhi. Ti ho trovato un lavoro e insegnato una preziosa lezione. Non importa ciò che tu faccia fin quando resti fedele ai tuoi obiettivi, perché il fine giustifica i mezzi. Sì, ma perché sta continuando a ballare, mi scusi, praticamente un santo.
Cioè, June potrebbe anche smettere di ballare, non ha più un pubblico. Stai ancora ballando? Esatto. E perché mi serve ancora la manovella? Vale davvero la pena fare la scimmia? Potresti semplicemente darmi 5 slotti? Non saprei. Effettivamente balli piuttosto bene, ma tanto da valere 5 slotti? Nah. Anzi, sa che cosa le dico? Mi vado a prendere anche... Perché lui si è avvicinato? Forza, sappi ciò! Ok, vado a prendermi anche la stufa. Ok, ok, a posto. E possiamo scendere nuovamente. Io non credo di poter ancora entrare dentro al bar, mi sa. Dico bene? Ehi, amico! Dove credi di andare? Non è evidente? Sto entrando... Con i marmocchi appresso. I marmocchi, quindi sì, ok, dovevamo fargli dormire, marmocchi. Però non so se ho tutto per fare dormire marmocchi. Vediamo. Dunque, ritorniamo nella zona... il campo, dove dovremmo dormire. E effettuiamo un cortocircuito? Mettiamo la stufa qua? Sì, in effetti potrebbe funzionare. Ma dove la monto? Su. La montiamo su. Sono dove la vuoi montare. Metti qua... la metti qua da qualche parte, no? Giù, niente. Non saprei dove montarla. Da qua a là ci arriviamo? Ho un'idea. Ora ci sei. So la corrente elettrica, sì, che è questa. Quindi vai. Questa la prendi. La metti qua. Cacchio, il cavo non è abbastanza. Non è abbastanza lungo. La mettiamo qua. Funziona, eh? Non funziona secondo me. C'è qualcosa che non quadra. Se accendo anche questo. Però aspetta. Adesso che c'è questo, posso mandarlo in cortocircuito, no? Si è staccato, credo. Com'è possibile? Perché il fusibile non è saltato? È solo andata via la corrente. Sembra che si sia incastrato a causa della ruggine. Se solo riuscissi a tenere contemporaneamente la leva premuta verso l'alto, credo che in quel modo il fusibile cederebbe. Ok, ok. Posso mettere questa adesso? Niente, ma almeno l'antenna entra perfettamente nella presa. Peccato che non resti incastrata, altrimenti avrei potuto usarla... Per far saltare il fusibile, quindi questa qua non la posso mettere, cioè nel senso non ci arriva il filo. Ho l'insegna, la posso dare a lui? Smettila di startene lì impalato senza far niente. Ho trovato un annuncio di lavoro molto interessante. Cercasi aiutante uomo, venditore di burrito. Rufus, non saprei... Cosa abbiamo qui? Un affascinante candidato! Cosa? Ehi! Hey! Wow! Oddio, in questo modo? Ah? Oh. Burrito, solo 1 e 25 slotti l'uno. Bravo, bis! Ok, credo a questo punto di dovermi passare i soldi in questo modo e comprarli. 5 slotti, tenga. 4 burrito, per favore. 4 burrito in arrivo. Sono 5 slotti, prego. Ci auguriamo di rivederti presto per... Cosa? Mi sa che il tuo aiutante ha qualcosa che non va. Cosa? È andato in crash. Che succede? Prova a spegnerlo e riavviarlo. Oh, addirittura reset. Dunque? Burrito, solo 1 e 25 slotti l'uno. Ah, ecco fatto. Mi scuso per l'inconveniente. Nessun problema. È così difficile trovare degli impiegati efficienti di questi tempi. Ok.
Perfetto. Abbiamo dei burrito XXL che potremmo dare ai bambini. Abbiamo anche del sugo, non so se posso combinarli. Miam, scommetto che ci starebbe benissimo. Manca soltanto il ripieno di carne. In che senso il ripieno di carne? Va bene, abbiamo del latte. Che non credo di poterlo combinare. E io passo per il momento tutto a lui, perché onestamente non so, credo che mi manchi però ancora qualcosa. Passiamo tutto a lui e poi vediamo il da farsi. Rusty, mi scusi, ma lei per caso potrebbe tenere questo? Ehi, mocciosi, che ne dite di rendervi utili per una volta? E come? Potreste infilare questa antenna conduttrice in quella presa. Ma è fuori di testa! Non si mettono gli oggetti dentro le prese! Oh, bla 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 bla, devi aver capito male. Io l'ho fatto migliaia di volte. Parzo. Ok. Vai, fallo. E ora? Mettilo dentro la presa. Resta fermo. Aspetta un attimo. Stiamo per cominciare. Perfetto. Ah! Ed è volato via. Hai detto però così, qualcosa? Non c'è il fusibile da preoccuparsi. Allo zio Rufus non è successo niente. Perfetto. L'importante è che non è successo nulla allo zio Rufus. Fusibile. Ottimo. E lo possiamo andare ad inserire qua sotto. Oh, e finalmente abbiamo Super la stufa. Rufus. Ora, abbiamo del sugo? Posso posizionarlo da qualche parte? Lo devo dare sempre come a te? Come va, miei piccoli mocciosi? Scommetto che siete affamati, non è vero? Dipende. Ha a che fare con il non doverla seguire più? Sì, qualcosa del genere. Allora lasci stare. Burrito? Ho un'idea. Potete usare questi burrito come sacchi a pelo. Burrito? Sì, sono extra large. Sono giganteschi, caldi e soffici. Ma signor Rufus, a malapena riusciamo a stare in piedi qui. Oh, ora abbiamo anche le pretese, eh? Non mi stupisce che i vostri genitori vi abbiano abbandonato. Sì, ma dove li piazzo? Cioè, qua dentro non c'è più posto, credo. A meno che devo accendere la TV. Accendiamo la TV e vediamo che dicono. Vi domando... Sì, vabbè, il gatto gustoso. Una trasmissione è proprio quello che ci vuole. E dov'è che dovremmo dormire, signor Rufus? Fa tanto freddo ed è troppo buio. Ma io vi ho messo la stufa qua dentro, in realtà. Vi ho messo la stufa. A meno che devo parlargli e dirgli... Guarda, vi ho trovato... No, l'antenna, parla con lui. Vi ho trovato un posto dove dormire. D'accordo, infatti, mocciosi, okay. A dormire. Sì, ma... Risparmia il fiato, niente ma. Avete luce, siete al caldo e avete già usato il vostro jolly. Perciò, forza, Annanna, buonanotte. Era tipo anche ora, eh? Gal, anche lei. Probabilmente arriva prima il moccioso, no? Ok, arriva anche Gal. È a posto. E il moccioso sott'acqua con la muta da sub proprio direttamente, ok. Buonanotte, nel senso che se no... Cosa c'è che non va? Perché siete ancora svegli? Non ci ha ancora rimboccato le coperte. Come si fa con... No, quando si mette a letto. Ma lei non sa certo. Va bene, sì, adesso vi rimbocco le coperte. Come un tovagliolo. Sì, come un tovagliolo, esattamente. Vai di burrito. Guardate un po', ora tutto diventerà molto più confortevole. Almeno per me, perché finalmente la finirete con il vostro continuo frignare. A posto, fatto. Gal è bellissima. Fatto e... Fatto, a posto. Fatto. A posto. E adesso a Nanna. Non so. Grigio, paura. Oh, andiamo, non cercate di sembrare più stupidi di quanto in realtà già siete. Voglio dire, so che siete ottusi, ma non fino al punto di non essere capaci di addormentarvi. Perché vorrebbe dire che persino quei grandi scorpioni che dormono là dietro sono più furbi di voi. Ah no, in realtà non stanno dormendo. Sono semplicemente in agguato. Ok, per caso avete anche fame, eh? Ehi, mocciosi, arriva la pappa. Questo sughetto vi farà sicuramente venire sonno. Siamo troppo nervosi. Grigio, paura! Prima dovrebbe raccontarci una favola della buonanotte. Sì, racconta una favola! Oh, ma andiamo, un'alternativa? Una favola? Io non ho favole. Volete del latte, eh? Cosa c'è che non va? Perché siete ancora svegli? Aspetta un attimo. Siamo troppo nervosi. Grigio, paura!
Prima dovrebbe raccontare. Una favola della buonanotte. Io però non credo di avere dei libri. Questo non va bene. Già, beh, forse è meglio non esagerare. Ok. Già, beh, posso provare già con questo? No? Neanche con lei? Già, beh. E io non ho nessuna favola. Un'impronta? Insisto. Maledizione, adesso ci serve pure un libro? Scusi, per caso vuole degli ormoni? Che ne dite, bambini? Vi va di provare delle medicine fighissime e tutte colorate? Sì! Sì! Ma un momento, non può dare delle medicine a caso dei bambini? Sì, beh, certo che no, lo so. Perché sono costose? Certo, se sono costose. E il sugo, ripeto, non lo volete? Avete paura? È un problema. Vi accendo la TV? Vivo mandolo, esiste qualcosa di più gustoso di una bella fetta di carne ricoperta da una croccante leggera? Ah, proprio quello che ci vuole per dormire come un ghiro. Ok, anche questa è andata. Avete la TV accesa, non è una favola, però la TV accesa, ecco qua il sugo. Ah, proprio in questo modo? Perfetto, perfetto. Sta dormendo e mo dorme anche questa. Quella in realtà non sta dormendo. Stanno dormendo certo tutti. Che ci hanno dato dentro. Mi hanno lasciato malissimo. Solo una porzione. E adesso dormono come ghiri. Devo ammettere che sono proprio dolci. Tanto che potrei dargli anche un bel morso. Oddio. Va bene, a posto. Sedamo, li possiamo lasciare qua tranquilli. Tanto il mostro mica se li mangia. E adesso finalmente posso entrare nel bar e prendermi l'ormone, credo. Eccolo! O qualunque cosa fosse, non so se lo ricordo. Ecco. L'acido. L'acido nucleico con il quale potrò finalmente far tornare adulta Gal. Fortunatamente il cilindro sembra sia ancora tutto intero. E il pesce ci nuotava già dentro. Sì, il pesce nuotava dentro. Il boccale, posso prenderlo? Gentilissimo, lei è Mario? Mi ricordi qualcuno? Mi sa di sì. Hai fratelli o sorelle? Avevo un fratello. Avevo? Cosa è successo? Ha cercato di rompere un blocco di pietra con la testa. Proprio Dai. Quando gli avevo raccomandato di andarci piano con i funghi. Vabbè, lasciami in pace. A meno che tu non voglia offrirmi un goccio. E poi vediamo. Qua c'è un altro boccale? Ottimo. Mi ricordi Salve. Qualcuno? Non sarai mica quel famoso toelettatore dei cani dei VIP? Più o meno, sono un fruttivendolo. Ho ereditato l'attività da mio padre. Lo chiamavano il Re Pesca. Perciò sei l'ereditiere del noto impero del Re Pesca. Questo significa che... Rischio di diventare alcolista, esatto. Quindi, a meno che tu non voglia offrirmi un goccio. Ok, dobbiamo offrire dei gocci a delle persone. Qua c'è un altro boccale. E fattorino, qualcuno? Salve. Ci siamo già conosciuti per caso? Conosci il fumetto Charlie, lo Yeti Gentile? Ma certo, sono un grande fan! No, non mi dire! Beh sì, sono... Il personaggio principale! Cosa? No, sono il fattorino che consegna l'inchiostro agli autori. Ah, ok. Grandioso. Ma sai, quando arrivo stanno sempre lì a fissarmi e poi cominciano a scarabocchiare in modo frenetico. Credo di aver bisogno di altro alcol, perciò togliti di mezzo, a meno che tu non voglia offrirmi un goccio. Certo, perché no, sbobba. Qui manca qualcosa. La mia autorizzazione. No. Un boccale. Esatto, manca un boccale e noi onestamente ce l'abbiamo, quindi Ehi, sbobba. Cosa credi di fare? Sto spillando un po' di sbobba. Cos'altro? Hai 5 slot con te? Che? Si paga in contanti qui. Siete rimasti proprio arretrati. Da dove vengo io, il barista avrebbe semplicemente messo la sbobba sul mio conto. Conto? Parli di una sorta di prestito? Esatto. In questo modo i miei clienti consumerebbero molto di più. Hai colto il nocciolo della questione. Ha visto? Io guadagnerei molto di più. Ha capito? Ah, sì? Voglio dire, sì, certo. Non è una cattiva idea. Serviti pure. E se porti qualcosa anche ai miei clienti, puoi mettere una mancia di 2 slotti sui loro conti. Ah, ok. Grande! Affare fatto. Ti faccio anche da barista. A posto. Quindi 1. E 2. E 3. Però non so se funzioni o se dobbiamo fare altro con le altre cose che ci stanno. Mo vediamo.
Però iniziamo a dare un po' il di piano acqua da lui. Finalmente. Tiè, posto? Che sbobba schifosa. Niente a che vedere con la squisita sbobba capello tonica che servivano prima. Niente mancia per te. Capello tonica, ok. Tu? Il piano! Finalmente. Che sbobba schifosa. Non ha niente a che vedere con la squisita sbobba agli ormoni che servivano prima. Niente male. Ok, sbobba agli ormoni, quindi aspetta un attimo che mo te la combino. Yeah, verrà una delizia. Posto. L'ho sempre detto che avevo il talento per fare il barista. Perfetto, sbobba agli ormoni, tutta sua. Il piano! Finalmente. Oddio! Ti riscalda davvero il cuore! Sì, sì. Ma poi con quale voce? Comincia a far caldo qui dentro. È davvero la miglior sbobba che abbia bevuto negli ultimi anni! Ma con quale voce? Mi ha dato gli slotti? Su avanzato, boccale. Sì, ma gli slotti... Stai bene? Miao! Ok, se lo dici tu, evita almeno di metterti alla guida. Perché non è ubriaco, ma perché è donna? Mi scusi, io mi dissocio. Allora, fammi un altro pieno qua per lui e cerchiamo di capire effettivamente lui cosa vuole. Il piano! Oh, finalmente. Che sbobba schifosa. Ma niente a che vedere con la squisita sbobba ai funghi che servivano prima. Ok, la sbobba ai funghi, quindi riprendiamo il boccale, ci sta. Pannello pubblicitario. Ehi, giù le zampe. Qui non serviamo più quella roba. Perché no? Primo, perché i miei clienti si comportano come scimmie dopo qualche sorso di quella roba. Secondo, perché è un lavoro d'inferno togliere tutti quei capelli dai boccali. E terzo, perché sta diventando sempre più difficile trovare l'ingrediente segreto da quando mia madre è entrata in menopausa. Ok, ok, va bene, abbiamo capito come funziona. Mi mancano i funghi, non so se posso mettere il cartello, non credo. Però, fammo così intanto. Riempiamo questo. Perché tanto l'ingrediente segreto ce l'abbiamo. Ok. Verrà una delizia. Sì, ne dubito. Ne dubito fortemente. Avevo il talento per fare il barista. Dove sta? Eccola qua. Il Tenga. Piano! Finalmente. Ok. Spettacolare. Sta roba ti fa crescere i peli sul petto. No, veramente sul petto è proprio se dove non ci sono i peli. Sul petto. È davvero la miglior sbobba che abbia mai bevuto negli ultimi anni. Vai pure ad aggiungere una mancia al mio conto. Ok, ok. Se stanno innamorando quei due? Questo potrebbe essere un problema. Io dubito che funzioni con il cartello dei funghi, però ci si prova. Fai così. Guarda, là c'è una di quelle carte. Immagina. Mi piace quella foto di Elysium. Posso averla? No, la foto resta dov'è. È importante. Per cosa? Per i clienti. Oh, capisco. Perché gli solleva il morale, giusto? Al contrario. Li mantiene in uno stato di insoddisfazione permanente. Ma quella è Elysium, il simbolo della speranza. Di una vita migliore. Una vita di ordine e soddisfazione. E io sono praticamente a un passo dal raggiungerla. Ti va di bere qualcosa prima? Certo. Quindi devo bere? Non c'è niente di meglio di un bel boccale di sbobba appena spillato. Ma attenzione a berlo prima che la schiuma si indurisca. Va bene, così non credo funzioni. Che sarei capace di preparare un'ottima birra con della muffa di tubatura come questa. Ma dove posso trovarne e o rubarne una? Ah, certo. Sbobba chiara fungica a 8 bit. L'autentica, con tutte le 16 muffe di tubature. 16 muffe di tubature? Mi ha fatto venire subito una sete incredibile. Sì, decisamente ci ha fatto venire una sete incredibile. Abbiamo questo piccolo problemino di funghi. Che i funghi stanno fuori, per carità, però... Non ricordo come prenderli. Non ricordo assolutamente come prenderli.
Sull'avanzato, boh, io provo, eh. Una bella zuppa di funghi? Perché no? Perché no? Ma lei che ride, signora? Ai. Qualcosina, lei non, salve, non di nuovo, dire, eh? Donna sgraziata. Ma dov'è finito il tuo entourage? Cosa? Oh, i bocconcini. Non ho idea, li ho lasciati in giro da qualche parte. Ma non è per questo che sono qui. L'acido nucleico. Esperta di funghi. Qualità di strega deve essere una grande esperta di funghi, non è così? Io non sono una strega, brutto zotico. Come non detto, sa dove posso trovare un fungo come questo nei dintorni? Ci dà il caso che lo sappia. Sì. E quindi? Qual è? È uno di quelli lì? 3 tentativi. Già, se è tutto... 3 tentativi? Quindi provo a ritirare questo? Ai. Oh, hai sbagliato. Spiacente, hai ancora 2 tentativi. Ma ho capito, va bene, provo a ritirarlo. Perché tanto sappiamo che gli altri comunque sono eccezionali. Ai. Ultimo. Ultimo tentativo? Magari è lei? Ce l'ha addosso, non è vero? Proprio così. Ok. Complimenti. Ecco, serviti pure. Oddio. A posto. Grazie. Mi prudeva terribilmente. Prego. Si figuri. Oddio. Yeah, verrà una delizia. Sì, immagino. L'ho sempre detto che avevo il talento per fare il barista. Ok, che schifo. Il peggiore di tutti questo. Torniamo alla taverna. Super Mario Bros. Luigi, it's me. Finalmente. Ehi, aspetta un momento. Che stai facendo? Beh, il mio lavoro. A secondo le richieste della clientela. Rendo ciò che nell'antica Roma chiamavano servizio. Perché solo i clienti soddisfatti sono i clienti che pagano, giusto? Dove hai sentito una tale stupidaggine? Questo è un pub. L'insoddisfazione dei clienti è il mio pane quotidiano. Se continui così andrò in rovina. L'unica cosa in rovina qui dentro è il tuo atteggiamento. Guardati attorno. Tieni. Beviti questa. A posto? Oh, oh. Mi so di sì. Cos'è? Mi sento da Dio! Più grande e più forte! Forse perché stai in piedi sul tavolo? È una roba grandiosa! Adesso sono innamorati tutti quanti del tipo? E mo la scimmia si incazza, immagino, no? Ma cos'era quel verso? Piuttosto felice. Te l'avevo detto. Porca miseria. Ok. Ci hanno sbattuto malissimo fuori dalla porta. Ai. Posso ritornare all'interno? Oddio. King Kong contro Super Mario. Beh, ci sta. E lei è la principessa? Dove è finita la carta esattamente? La carta c'è stata qua da qualche parte. Eccola qua, immagine. Mi piace quella foto di Elysium. Posso averla? Sì, prendila pure. Ormai tanto è andato a finire tutto il diavolo. Grandioso. Grazie mille. Acido nucleico? Avrei bisogno di quel cilindro pieno di liquido verde lassù. L'acido nucleico? Ottima scelta, c'è appena arrivato. Lo so, è stato un errore. In realtà appartiene a me. Sogna, ragazzo. Mi è costato ben 5 slotti, ma sono felice di offrirtelo a un prezzo speciale. Questo significa ovviamente che... Costa più soldi di quanti ce ne siano in tutto il sistema fondario. Esattamente. Un ammontare inimmaginabile e senza precedenti. 6 slotti. Sì, ma abbiamo la mancia, quindi... Il destino del mondo... 6 slotti. Ho capito, io avrei la mancia. Un nuovo cliente. Cosa posso fare per te? Guardi, io avrei la mancia...
Penso si deve tornare a battere la strada. Bella clientela. Bella clientela. Sì, se ti piacciono i fenomeni da parte. Ehi, e questo è il modo di parlare. Beh, da una bella una parata. Sai quei fa. Sì, scusa, ma solo se ti vuoi se cosa? No. No, no, io voglio schippare sul dialogo perché ho bisogno dell'acido nucleico. Il destino del mondo dipende da questo. Sei slotti ed è tutto tuo. Ho capito, ma una boccale. Un boccale della tua sbabba migliore, per sì. favore. Subito, cerca un boccale vuoto e serviti pure. Ah, ok. Può metterlo sul posso mio conto? Mettere l'acido nucleico sul mio conto? Devi essere fuori di testa. Vale una fortuna. Troverò i soldi in qualche modo. Ah, voglio proprio vedere. 6 slotti. Qua giù non ci sono nemmeno tutti questi soldi. Ho capito, ma io avrei le mance. Maledizione. Penso che sia. Posso avere le mance sul conto in qualche modo? Maledizione, dove sta il conto, barista? Sbobba, sbobba, sbobba. Posso fare qualcosa? Ehi, sbobbe? Tu le zampe. Qui non si. E perché no? E poi è già basta. Maledizione. Acido nucleico. Ci deve essere qualcosa da qualche parte che non sto vedendo. Beh, signori, a questo punto, visto che mi sono ribloccato, direi che per questo episodio possa anche essere tutto. E nel prossimo, ovviamente, continueremo con la nostra avventura. E manca davvero pochissimo. Probabilmente altri 2 episodi e terminiamo la serie. Dunque, like e condivisioni a palla per supportare serie e canale. Iscrivetevi se non siete ancora iscritti. Unitevi anche al server Discord, trovate il link in descrizione. E detto ciò, signori, noi ci rivediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti!